Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi parleremo di Torquato Tasso. Torquato Tasso nasce a Sorrento nel 1544. Dopo un'infanzia trascorsa a Salerno e a Napoli, seguì il padre a Roma e poi a Urbino. Nel 1560 era a Padova e nello studio della città frequentò le lezioni di filosofia ed eloquenza, ma senza conseguire alcun titolo. Qui entrò a far parte di un circolo letterario e cominciò a pubblicare le prime poesie. Nel 1565 passò al servizio del cardinale Luigi d'Este e poi, nel 572, del duca Alfonso II. Questo periodo per il poeta fu uno dei più felici sul piano umano ed artistico. Infatti, proprio in questi anni portò a termine una redazione provvisoria della Gerusalemme liberata. Pochi anni dopo, mentre lavorava alla revisione del poeta, si manifestarono in lui i primi segni di squilibrio. Ossessionato da dubbi di natura religiosa, si sottopose, di sua spontanea volontà, all'esame del Tribunale dell'Inquisizione. Nel 1577, avendo dato ancora manifestazioni di instabilità, fu rinchiuso nel convento di San Francesco. Riuscì a fuggire dal convento e raggiunse la sorella a Sorrento. Lasciata a Sorrento, dopo aver fatto tappa in varie città italiane, raggiunse Torino e nel 79 fece ritorno a Ferrara. Qui, nel corso della cerimonia delle nozze del duca Alfonso II con Margherita Gonzaga, prese ad inveire proprio contro il duca, il quale lo fece rinchiudere nell'ospedale di Sant'Anna, dove restò per 7 anni. Uscito dall'ospedale di Sant'Anna, nel 1587 riprese a peregrinare per le corti italiane e finalmente trovò sistemazione a Roma. Grazie all'interessamento dei cardinali Pietro e Cinzio Aldobrandini, riuscì a farsi riconoscere una pensione. Nel 1595 andò a vivere nel monastero di Sant'Onofrio, al Gianicolo, dove in quello stesso anno morì. L'opera più importante di Torquato Tasso è la Gerusalemme liberata. La Gerusalemme liberata è un poema epico di 20 canti, composto in ottave. L'idea di un poema sulla prima crociata prese spunto da un precedente poema rimasto incompiuto. Il poema viene ultimato nel 1575 a Ferrara. Con il titolo di Gerusalemme liberata, il poema viene pubblicato tra il 580 e il 584 in diverse edizioni, senza il consenso dell'autore, che in quel periodo si trovava imprigionato nell'ospedale di Sant'Anna. Infatti, dopo la liberazione nel 589, Tasso si dedica alla revisione del poema, terminata nel 593, con la pubblicazione della Gerusalemme conquistata. Ma questo poema apparve ai lettori del tempo e ai successivi inferiori al testo della Gerusalemme liberata, che è considerata il capolavoro di Tasso. Mentre l'Orlando furioso di Ludovico Ariosto è un poema o romanzo cavalleresco, la Gerusalemme liberata è un poema epico o eroico. I suoi modelli sono i poemi epici dei classici antichi, come l'Iliade e l'Eneide. Tasso nella composizione del poema si ispira alla poetica di Aristotele, che stabiliva norme precise per la composizione epica. Una di queste norme era rappresentata dal verosimile. Secondo i principi aristotelici, la poesia, in quanto imitazione, deve essere verosimile, ovvero raccontare non ciò che è accaduto o accade, che rientra nei compiti degli storici, ma a raccontare ciò che potrebbe essere accaduto o potrebbe accadere. E, in base al principio della verosomiglianza, Tasso sceglie come argomento del suo poema un argomento storico, la prima crociata cristiana, per raccontare non da storico ma da poeta. L'altro elemento per la composizione epica è meraviglioso, il meraviglioso.
Caruso. Il poeta non deve attenersi solo al verosimile, ma a raccontare anche il meraviglioso, ovvero le azioni che sono attribuite a Dio, agli angeli, ai demoni, alle persone, ai maghi, alle fate, ai santi. Un ulteriore elemento mutuato dalla poetica di Aristotele è l'unità e la varietà del poema eroico. Come aveva stabilito Aristotele nella poetica, il poema epico deve essere un'unità e raccontare un'unica azione, come avviene nell'Odissea e nell'Eliade di Omero. L'idea che Tasso ha dell'unità del poema è però particolare. Secondo il poema è uno, ma può contenere una varietà di materie e raccontare battaglie terrestri e navali, opere di crudeltà, di audacia e cortesia, avvenimenti di amore felici o infelici. Il poema, dunque, deve essere un'unità, ma contenere tanta varietà di materia. Tasso riconosce che rispetto ai poemi epici, scritti nel rigido rispetto dei principi aristotelici, hanno avuto molto più successo quelli che se ne sono allontanati, come l'Orlando Furioso dell'Ariosto. L'ultimo elemento nella composizione del poema epico è il fine della poesia. Secondo Tasso, la poesia deve essere utile e insieme dilettare. Come negli antichi poemi epici erano cantate le vittorie e le sconfitte dei greci e dei latini, così ai nostri tempi le vittorie dei fedeli contro gli infedeli è argomento degno per il poeta e utile per i lettori. Ma l'utile si deve mescolare al piacere, perché solo così sarà veramente utile. Il poeta deve, secondo l'antico insegnamento del poeta latino Orazio, saper unire, diremmo oggi, l'utile al dilettevole. Passiamo ora alla trama. Nella Gerusalemme liberata, Tasso racconta le imprese dell'esercito cristiano, guidato da Goffredo di Buglione, negli ultimi mesi della prima crociata, fino alla presa di Gerusalemme. Il poema prende dalla storia l'azione principale, i nomi di alcuni personaggi e le battaglie importanti. Poi, al racconto della vicenda bellica della prima crociata, Tasso intreccia gli episodi inventati, come l'amore di Tancredi per Clorinda e di Erminia per Tancredi, l'amore di Rinaldo e Armida nelle Isole Felici, la selva di Saron e il suo incantesimo, i grandi duelli tra Tancredi e Argante, tra Rinaldo e Solimano, e altri episodi minori. Nelle parti di invenzione, Tasso si ispira liberamente ai classici greci e latini e agli autori dei poemi cavallereschi. Con la Gerusalemme liberata, Tasso aspira a realizzare un poema epico secondo i modelli dell'epoca classica, ispirandosi a Omero e Virgilio. Voleva essere un poeta di corte, ammirato e rispettato, ma purtroppo le vicende della vita gli impedirono di realizzare le sue aspirazioni. Con questo abbiamo concluso e vi rimando alla prossima lezione. Grazie e arrivederci a tutti.